questa partita, ascoltatori italiani. Non ringrazieremo mai abbastanza i nostri giocatori per queste emozioni che ci offrono. Guardate Rivera, la finta che sbilancia Maier. Unforgettable, that's what you are. Come babbo è stato un babbo molto preso dal lavoro, molto spesso fuori, come succede a chi fa sto lavoro, le domeniche mai, sempre fuori, la settimana sempre impegnata a allenarsi, però è stato un mestiere bello, bellissimo, che ci ha dato benessere, ci ha dato popolarità, ci ha dato tante belle cose. Furio Valcareggi, suo papà è stato uno degli allenatori più vincenti della nazionale, come mai non è mai stato e non è ricordato come dovrebbe? Lui mi diceva che io parlavo troppo e io gli dicevo che te troppo poco. Lui ha sempre avuto le sue ragioni, se le giocate al buio, diciamo. Lui sapeva di aver ragione, andava avanti e non è stato mai tanto celebrato. Questo è molto, molto vero. A me un po' questo mi dispiace, però ho cercato di fare qualcosa alla federazione, per ora mi ha stoppato e vedremo più avanti se si fa, non so, un premio, qualcosa per ricordarlo, visto che è stato uno dei vincenti e quindi perché no, ci proverò ancora. Per ora mi hanno detto di no. Riva, tiro ed è gol, Riva ha segnato, 3-2 per l'Italia. È vero che fu imposto prima di far giocare Rivera, poi Mazzola. È recente la cosa che sulla Gazzetta con Ceniti hanno fatto, sono stati cattivi con me, proprio il giorno che fu portato dal cimitero, fu tolto, quindi ci sono rimasto proprio male, tant'è vero ho mandato un messaggio a tutte e due, Rivera non ha risposto e non mi interessa, e Mazzola mi ha risposto scusandosi, sì ho sbagliato, ho esagerato, ma non è vero niente, mi va bene, una presunzione smodata, figurati se Mandelli che è venuto là in vacanza, perché lui è venuto in vacanza, con la figlia bella, è venuto là in vacanza, sì, mio babbo si fa imporre qualcosa, ma non ha proprio, non è nemmeno da sfiorare il pensiero. Mio babbo parlava qualche volta con Artemio Franchi, il quale non è mai entrato in un problema tattico, tecnico, quindi è una bufala assoluta inventata dai due, perché fra Mazzola e Rivera, se lo chiedi, qui siamo nell'Aula Magna, questo è il posto più importante e nobile del mondo per gli allenatori, nessuno dei frequentatori di questa sala li fa giocare insieme, perché uno dei due è di troppo. Quindi la staffetta è stata un'invenzione importante, quindi dovrebbe avere il copywriter mio babbo su questa cosa. È stato l'unico CT a vincere un europeo, perché non è più riuscito a nessuno? Guarda, io ti dico, allora, con molta onestà, i primi anni, gli anni successivi all'episodio dopo Germania, ho un po' gufato, perché mi scocciava, no? È un po' di gelosia che me la dovete concedere. Invece da Prandelli, quando c'è stato Cesare, che è un mio caro amico, gli ho augurato con tutto il mio cuore di andare ad affiancare il nome del mio babbo in questo albo della Coppa Europa. Cosa che ho fatto, e Cesare è andato vicino che ha perso in finale, cosa che sto augurando con tutto l'affetto a Antonio Conte. Gli auguro proprio di abbinare il suo nome a quello del mio babbo per trovare un altro vincitore della Coppa Europa per Nazioni. Unforgettable, though near or far. Io, guarda, non mi vergogno a dire che ho fatto il figlio di Valcareggi per 50 anni e credimi, mi sono trovato bene perché hai un sacco di vantaggi, di privilegi, sei a contatto con gente che è famosa, che conta, gente che molti conoscerebbero volentieri e con la quale te c'hai un rapporto così di amicizia, quindi mi ricordo quando andavo alla bussola delle Foscette da Sergio Bernardini che mi ha viziato in una maniera enorme, io entravo sempre senza problemi, perché? Perché ero il figliolo di Ferruccio e quindi io ci ho un po' giocato ma mi sono divertito tanto, cioè chi dice che un babbo ingombrante può creare qualche problema a mio avviso sbaglia, a me non me ne ha creati, anzi a me me li ha risolti i problemi.
Chi ha ragione, Rivera e Mazzola che parlano di decisioni dall'alto imposte a Valcareggi o Furio Valcareggi che difende con forza la memoria del padre, inventore della staffetta che ancora oggi fa parlare a 45 anni di distanza dalla mitica Italia-Germania 4-3. Vedremo se le ragioni del cuore, quelle in qualche modo della tattica, quale prevarrà, ne parliamo e avremo anche dei collegamenti importanti. Allora vi presento subito gli ospiti. Felice Pulici, che in quegli anni era un giocatore di calcio, giocava a pallone, lo ringrazio, portiere, oggi è un dirigente sportivo. Buonasera. Salve Felice. E Giovanni Bertini, che giocava nella Roma e nella Fiorentina, anche lui proprio in quegli anni. Buonasera. Allora cercheremo di capire perché, se questo allenatore è stato un po' dimenticato, se veramente uno era di troppo, se questa reazione del figlio di fronte a questa intervista, insomma, che ha fatto un po', le ha fatto venire un po' di rabbia, ecco, se è giusto. Prima però l'avete visto, proprio nella copertina, un momento tenero di Valcareggi con Zoff. Zoff è stato il portiere anche dell'Europeo del 68. Era il titolare. Il titolare, del titolare. No, anche rispetto al fatto che perché è stato portiere dell'82. L'anche è riferito che è stato portiere dell'82. Quindi ha vinto un mondiale a tanti anni di distanza, un mondiale e un europeo. Ha dei problemi, è in clinica, la notizia insomma che è apparsa stamattina ha lasciato tutti un po' così, problema neurovegetativo, qualche difficoltà, si dice non vogliamo entrare nella privacy anche a camminare, ma per fortuna ecco, diciamo che è intervenuto anche il presidente del CONI Malagò, che è anche un suo amico, dicendo che la situazione è in via di miglioramento. Però certo, questo fatto lascia un po', è stato un grande campione, non solo diciamo di valenza tecnica ma anche di carisma, e Pulici l'ha conosciuto e ha lavorato con lui. Come no? Felice, è stato avversario ovviamente prima, come lui portiere della Juventus, io della Lazio. Poi lui è venuto a fare l'allenatore alla Lazio e poi mi ha voluto come dirigente quando è diventato presidente della Lazio nel settore giovanile, quando io operavo ancora in Federcalcio con la Lega Dilettanti, mi ha voluto lì al settore giovanile, dove io ben volentieri ho accettato questo suo invito, e lì ho potuto vivere anche rapporti particolari insieme a lui, e l'ho conosciuto ovviamente sotto ogni profilo. Prima lo conoscevo solo come calciatore, lo conoscevo per come era capace e le modalità di espressione che lui aveva comunque nei suoi interventi, ma standogli vicino ti sei accorto come lui era praticamente aveva un comportamento straordinario, assoluto, al di sopra di ogni sospetto, sempre pronto nella presenza per cercare di risolvere i problemi e mai arrivare a un minimo di offesa nei confronti di chi. Come di chi ecco, anche lei la notizia l'ha colto di sorpresa. La prima cosa che ho fatto è cercato di mettermi in contatto telefonicamente, sperando di poter colloquiare anche o comunque sentire la moglie Anna, ma sì, non certo. Il telefono non è muto ovviamente. Quindi pare che le cose stiano migliorando. Quindi ho cercato. Stasera mi hanno chiesto di poter scrivere qualcosa, io ho fatto una lettera aperta proprio per dialogare con lui. Perché, e che cosa in questo dialogo, niente, in sintesi, se ce lo può dire, anticipare? Anticiparlo è che sono convinto della sua grande ripresa, del suo ritorno, della sua opportunità di poterlo rincontrare, perché è veramente un uomo simbolo per tutto il calcio mondiale e nazionale, ma non solo, soprattutto come persona, per il comportamento che ha sempre tenuto. Ecco, rispettoso sempre degli altri, Felice. Mai una parola fuori posto. Pur dalla sua grandezza, mai. Che poteva insegnare a tanti, no? Esatto. E può insegnare, spesso ricordiamo che le sue situazioni in via di miglioramento. Parte, ecco. Spesso dimenticato, messo da parte. Questo forse. Che poteva anche andare ad occupare anche dei ruoli importanti, perché comunque da parte di tutti. A era... chi poteva dar fastidio? Sempre per una presenza ingombrante. E il suo modo di essere, cioè quello di non scendere mai a nessun tipo di compromesso. Felice, scusa, Giovanni, è stato sicuramente uno dei più grandi. Allora ha vinto l'Europeo diciamo l'Europeo nel 68, sì. E dopo nell'82, dopo 14 anni ha vinto il mondiale. Io non conosco Zoff come Felice, perché lui ci ha giocato insieme, è stato scelto da Zoff per però l'epoca sua quella di Zoff. Secondo me Dino Zoff è uno degli ultimi galantuomini
che il calcio può aver lasciato, perché il calcio oggi è una questione di interesse, Felipe, è una questione di numeri. Il discorso di Rivera e Mazzola, il fatto di Valcareggi, lui per esempio non ci sarebbe mai entrato e non c'è mai entrato, da come ha detto Felice. Io lo conosco come avversario, perché con la Juve ci ho giocato 7-8 certo, certo. volte contro, e ho sempre visto l'aplomb di un signore che faceva il portiere calcistico di professione. Allora, chi ha giocato con lui, con Zoff, proprio sia è stato alle dipendenze di Valcareggi come uno dei protagonisti del Europeo 68 e del Mondiale 70, è Giancarlo De Sisti, che dovremmo avere al telefono. De Sisti, benvenuto. Buonasera, grazie. Buonasera, grazie di essere con noi. Ciao. Abbiamo con Buonasera. Noi Felice Pulici e Giovanni Bertini sono qui con noi. A salutare. Ah, grande. Ciao caro. Ciao Felice, ciao Giovanni. Allora, De Sisti, l'unico gol che ha fatto in vita sua l'ha fatto a me. Lui ride. Era un derby, vero? Derby. Lui derby. Ride. Anche bello, mi pare di uno straccio bagnato. De Sisti, prima noi volevamo parlare di ricordare un po' Valcareggi, secondo noi un allenatore un po' dimenticato, però incombe, e Felice l'ha ricordato anche con emozione, questa situazione di Zoff, che è stato suo compagno nell'unico europeo che l'Italia ha vinto. Ecco, ci vuole dire qualcosa? Le condizioni sembra che stiano migliorando, però come ha preso la notizia è qualche cosa di Zoff come compagno di squadra? Ma io l'ho saputo oggi pomeriggio, me lo dicevano, sono andato a vedere uno dei miei nipotini giocare in questo campetto di Roma, mi hanno detto che Dino era stato poco bene, ha avuto dei problemi, non lo sapevo, non l'ho letto da nessuna parte, non ero informato. Ascoltavo quello che dicevate, sono d'accordo anch'io, oltre ad essere stato un gigante come portiere è stato un signore come uomo, come persona un gentiluomo, uno da un modello da imitare. Calcisticamente io non me ne intendo molto del ruolo del portiere, perché per capire bene il portiere la descrizione non avevi l'altezza . Non avevi l'altezza, Giancarlo. Questo è un altro discorso, Giovanni, non lo prendiamo così, lo faccia anche lei, che dobbiamo fare. No, io do il valore a chi merita e chi se lo prende, chi è che va bene così. Io di Zoff che non posso che parlare magnificamente, perché è stato un compagno eccezionale, una persona d'oro come se ne trovano ormai più poche. De Sisti, noi la ringraziamo per essere qui con noi, perché abbiamo ricordato Valcareggi, forse è l'unico che ha vinto l'Europeo insieme a voi, insieme a Zoff naturalmente, sì. E c'è stata in settimana o qualche settimana fa un'intervista di Rivera e Mazzola dove in pratica hanno detto non decideva lui, la staffetta non l'ha deciso, chi giocava non decideva lui. Noi abbiamo ospitato un lungo sfogo di Furio Valcareggi che diceva sono stati cattivi con mio padre, non era persona da farsi imporre le scelte. Lei era lì in quella nazionale, lei era lì nell'ultima azione del 4-3, chi ha ragione? Valcareggi? Guardi, io credo ad una cosa soltanto, credo alla serietà delle persone, e la serietà deve essere la stessa che si dice in privato rispetto a quella che si dice in pubblico. La convenienza di dire delle cose poi dopo non va a profitto della verità. Io non so se ci sono state situazioni di sottobosco che hanno fatto maturare una considerazione del genere. Io so soltanto questo: noi stavamo sull'aereo per Città del Messico, siamo partiti con tante speranze, con un Gigi Riva da mostrare alla gara con il grande Pelé, questo lo dicevano anche i giornali messicani. Ma prima di arrivare là sull'aereo, i giornalisti, che non dormono da piedi, hanno fatto una domanda al capo delegazione Mandelli. Fino qui ero presente anch'io, poi dopo se ci sono state altre cose non lo so. Allora a Mandelli è stato chiesto: lei chi farebbe giocare tra Rivera e Mazzola? E lui disse: io
opterei per la squadra che ha vinto l'Europeo, senza fare i nomi, ma era chiaro il riferimento a Mazzola, perché nella finale dell'Europeo Rivera era infortunato, non era disponibile e non potette giocare. Quindi, detto tutto questo, poi dopo, se il fatto perché abbia giocato soltanto dei ritagli di partita, quello che era il pallone d'oro in carica, il primo pallone d'oro italiano, che era Gianni Rivera, campione del mondo con il Milan per club, quindi io penso che non era un lusso che potevamo concederci. Però tant'è che io non lo so se questa la formazione non la decidevano loro, chi la decideva. Io so solo una cosa, che Gianni Brera nei ritagli degli allenamenti, dalla preparazione alla prima partita, veniva in campo Gianni Brera a dire: tu per chi stai? No, tu sei per Mazzola, tu sei per Rivera, tu c'è. Diventò subito una barzelletta. A me faceva comodo, io giocavo, perché il mio problema era che il ruolo che avevo io era quello che condividevo con, casomai con Giuliano, questo era il disegno tecnico e strategico dell'allenatore. Io credo che bisognerebbe dare atto di più ad un allenatore che era anche lui un allenatore molto per bene. Poi dopo se la formazione la facevano gli altri, non lo so, io ormai lui faceva vedere che la formazione la faceva lui, se la faceva un altro non lo so, io non me ne sono mai accorto. So che però anche in privato ho sentito delle altre verità da parte anche di chi è stato intervistato per la gara della staffetta. Cioè, in che senso dice? No, io la verità se ne la dicono loro, perché la devo dire io. Ma comunque è diversa da quella che hanno detto sui giornali? Ma non lo so, perché qualcuno è convinto, magari a qualche direttore di giornale che imprimesse chissà quali pressioni, ma non lo so, poi il resto... Questo l'ha detto Rivera in una nostra trasmissione, lo faremo vedere tra un po'. E secondo lei, per ringraziarla anche, Valcareggi così vincente, perché alla fine è uno che nell'accoppiata europei mondiali non ha vinto il mondiale ma ci è andato vicino, è un po' troppo dimenticato, un po' troppo sottovalutato? Io penso di sì, perché se noi lo confrontiamo a Pozzo, a Bearzot, a Lippi, a quelli che hanno vinto, naturalmente arriva dopo, che hanno vinto il mondiale arriva dopo, però insomma credo che sia uno che ha lasciato una traccia comunque. Una traccia reale, non una traccia come un calciatore che quando mi hanno chiesto di farli riscaldare all'interno dello stadio di Wembley, questo ha allungato una scarpa e col tacchetto ha fatto un segno evidente al muro di Wembley all'interno dello spogliatoio. E gli ho detto: puoi sempre dire che ha lasciato una traccia a Wembley. Non è la stessa traccia che ha lasciato Valcareggi, perché il campionato d'Europa arriva a secondi, che c'entra? Io avrei preferito sinceramente arrivare prima al campionato del mondo e secondo all'Europeo, però non so, può avere tutto una vita, sono già contento così. Nel salutarla e nel testimoniare ovviamente coi fatti che è stato uno dei grandi, la vediamo qui mentre dopo il gol Rivera è uno dei primi ad abbracciarlo. Ce la ricorda quella sensazione della partita della vita per tutti gli italiani, insomma, la partita che è rimasta la sensazione dopo quel 4-3, questo abbraccio che stiamo vedendo molto bello tra lei e Rivera? Ma sa, è normale, l'abbiamo descritto tante volte, il succedersi delle emozioni. Oddio, adesso che è successo? Adesso dobbiamo recuperare, adesso siamo in vantaggio, portiamo la partita a compimento, adesso qua, adesso là, poi ci troviamo sul 3-3 all'ultimo tuffo e c'è grande Rivera che ha questo tocco di interno piede su cross di Boninsegna dalla sinistra che ci regala questo entusiasmo e questa gioia infinita, perché poi se questa partita, per le emozioni che ha regalato, per il succedersi dei gol, per questi supplementari, è stata definita la partita del secolo. Beh, io sono orgoglioso ed onorato di averci partecipato. Grazie, noi siamo stati onorati e orgogliosi di averla qui. Quando vuole, insomma, ci farebbe un grande regalo ad invitarla. Grazie a voi, grazie Giovanni. Grazie ancora Giancarlo De Sisti con la sua testimonianza. Sì.
sentendo anche De Sisti, no, io come è andata secondo voi? Sono in accordo più con Furio Valcareggi, che ha ragione, perché credo che non viene considerata una cosa importante e fondamentale la Città del Messico. Intanto, voglio dire, la scelta fatta è stata una scelta assoluta ed importante, perché comunque si è arrivato in finalissima contro un Brasile stratosferico. Va bene, perché c'era poi una difficoltà anche dei giocatori, perché mancava a quell'altitudine, mancava aspetti. Lei, no, alla fine mi deve raccontare la storia d'Italia-Brasile quando stava a casa. Esatto, mi stava compromettendo il matrimonio. Esatto. Che quella è stata la finale, cioè loro sono stati in finale. Lei stava la partita Italia-Brasile stava compromettendo il matrimonio. Il matrimonio. Adesso fra un po' lo racconteremo. Allora, il dispiacere mio è solo soltanto questo. Che nel 74, con 2 anni di essere stato il portiere meno battuto della Serie A, no, della difesa meno battuta, ero nei 40 che dovevano andare in Germania, invece ad Albertosi e a Zoff fu preferito Castellini. De Sisti era comunque, c'ha ragione, non perché era l'insostituibile, perché quel lavoro lo poteva fare solo lui. Lui, ma sentendo anche Giuliano, ma poi il titolare fu De Sisti. Lui, da quello che ha detto, eccetto l'ultima parte, lui è stato un oracolo, ha detto tutte verità. Però il fatto che lui gli hai chiesto di chi lui fosse, diciamo, più simpatizzante, lui non lo dice perché è intelligente. Però lui ha detto così, in un passaggio, ha parlato di Gianni Rivera. Io invece sono convinto che c'era lo zampino di qualche giornalista, perché in Italia i giornalisti, caro Spirito, vogliono prevaricare la realtà di un allenatore, di un vincente, perché offendere nella memoria Valcareggi significa essere un prepotente. Beh, però chi l'ha detto ai suoi colleghi. Allora, noi vi facciamo vedere. Sì, ma i miei noi colleghi, abbiamo riportato. I miei colleghi l'hanno guarda detto. Guarda che belle immagini di Italia vincente. Una forma. Vi posso dire? Allora, io vorrei, vi faccio sentire, perché Rivera è stato qui più volte e ha raccontato qualche cosa che un po' coincide col racconto che ci stiamo facendo piano piano. Andiamo a risentire una trasmissione del 2009 breve, ma lui racconta, ci dice qualcosa di quel clima della staffetta. Sentiamolo insieme. Questa era la nazionale di Fabbri, sì. Se sarà stato 65, 66. Il mondiale in Inghilterra. Ma è vero che lui era più raccomandato di lei? No. Ma lì, allora ci fu, nel 70 in specifico, si organizzò una specie di cupola giornalistica, che non mi vedeva bene perché io non riconoscevo la sua maestà. E poi non lo sapevo, perché non lo sapevo. L'avessi saputo avrei avuto lo stesso atteggiamento, però non sapendolo almeno uno... E poi erano tendenzialmente, erano più interisti che... Ecco, parliamo di Brera ovviamente. No, Brera non c'entrava niente. Brera era un solitario, Brera non si mescolava con i giornalisti sportivi, lui. Li snobbavano. Ecco. E questa cosa era nata attorno al direttore della Gazzetta dello Sport, Zanetti, che stranamente ha cambiato un po' atteggiamento rispetto a qualche tempo prima, quando ogni volta che scriveva di me mi incensava. Poi lì deve essere successo qualcosa. In più Mazzola in quel periodo decise di non arrischiarsi più a giocare di punta, ma ha cominciato a giocare un pochino più arretrato, e approfittarono di questo fatto per venire a invadere la tua zona praticamente. Mario, anche sì, allora però poi sì, con Sandro avevamo delle caratteristiche così diverse, certo, che tolto quelle 3 partite in quei 25 giorni del Messico, sì, abbiamo sempre giocato insieme. Ah, perché, certo, perché ci rimise Domenghini poi a quello del 74, e invece quella partita poi si inventarono questa staffetta nello spogliatoio durante la formazione iniziale, che è una cosa che già era preordinata, per era cui al di là di comandare. A me sembra che è un mistero che perché De Sisti ci ha detto chiaramente, io non lo dico, ma la verità non è emersa, perché ci ha detto c'è qualcosa che non sappiamo. Non emergerà mai. Non emergerà, non emergerà mai la verità. Allora, perché qualcuno gli ha dato ragione su Giovanni, vede? Io gli do ragione a Rivera. Vi date ragione entrambi? Assolutamente sì, Giambi, perché Rivera era il più forte in quel periodo,
tolto cioè, Pelé, ci ha detto anche non potevamo fare a meno, anche due ruoli diversi però. Sì, no, Valcareggi ha detto il figlio forse uno è di troppo, lui ha detto no, potevamo giocare anche insieme. Ma sì. Perché? Perché se Mazzola giustamente arretrando andava a dar fastidio a Rivera, invece giocando mezza punta, che Rivera era un regista. Io vedo allora... Italia e Brasile, Giovanni, dobbiamo lasciare la chiusura a Felice, perché ci deve raccontare che cosa c'è. C'è il gol di Pelé qua, ecco, no? Ecco. Benissimo. Tutti zitti, stavo a casa. Il primo, del mio 1-0. Socio, no? E c'era tutto. Ce la devi fare in un minuto. Prego. Ecco, poi fa l'errore il portiere a un minuto, penso, prima della fine del primo tempo. E segna Bonissimi. Io sono uno col grande Brasile. Esatto, sono a un metro dal televisore. L'entusiasmo mi ha spinto sul televisore, no? Sì. E andando coi due pugni, pum, sul televisore, il televisore si rompe, si sfascia. Sei un casinista. Si sfascia e sono rimasto così, mentre mi giro. Gli occhi che ho incrociato, i primi occhi, sono stati quelli di mio suocero. Ho detto, qua è finito il matrimonio. Cioè, lei non ha fatto vedere più la partita? No, dopo abbiamo recuperato. Ma come ha fatto? C'è proprio una botta? Così, boom, e la valvola è saltata. Per la l'emozione, gioia? L'emozione, la gioia. Boom, boom. E il suo suocero non l'ha cacciata via da casa? No, c'era il matrimonio al primo di però luglio. Però stava facendo questo, l'idea era quella di cacciare. Ho detto, qui salta tutto. E invece è andata avanti. Per quanti anni? E ancora siamo ancora legati da 45 anni. Allora mi dice alla fine dovesse esprimere un giudizio, sì. Rinnovando gli auguri a Zoff, dovesse esprimere un giudizio, Rivera, Mazzola o Valcareggi, da che parte sta? Io sto da Valcareggi sicuramente, perché il tecnico è una figura fondamentale e importante. Non si fa imporre dall'alto? Assolutamente no. Bertini? Io sto dalla parte di Rivera, perché Mazzola era uno che tramava molto sotto sotto. Lei dice così, è convinto? Assolutamente sì. Che erano due grandissimi giocatori, ma Rivera bisogna conoscere anche Valcareggi, Giovanni. No, ma che forse conosciuti tutti e tre li ho conosciuti. Non era uno da farsi imporre. Grazie Giovanni. È che qualche giornalista di troppo cercava. Vediamo, un'idea, speriamo ve la siete fatta. Abbiamo avuto anche i testimoni di quel momento. Ci vediamo lunedì, puntata importante di Sport 2000. Grazie a tutti.